E vai, ciao! Benvenuti e bentornati sul canale Sperana. Siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi video specialissimo perché andremo a fare sul campo da calcio un 3 contro 3 salottino napoletano contro i Fuse Gamer. Ci mangiamo! Innanzitutto voglio ringraziare i campioni e beggi della Real Casarea. Vi lascio l'info in descrizione. Ovviamente, beh, mi piace un bel commento. Iscrivetevi al canale e ai canali che vi lascio qui in descrizione. 5 minuti per tempo. Io, GA7. Matthew 8 contro Fuse Gamer, Ale degli Incorner e Simone Crispo. Basta pure Simone, ma avevi detto che non veniva Simone. Voglio farla, ragazzi, alla prossima. Purtroppo, ragazzi, Mirko non può essere dei nostri perché sei un po'... È venuto a mancare. La grassatina tattica. Raga, io direi di non perderci in chiacchiere. Vai. Abbiamo tutta la metà campo, anzi tutto il cerchio di centrocampo a disposizione. Le due porticine ovviamente agli estremi. E nulla, ragazzi. Ma Juve, oh! Vamos! Vamos! E facciamo una tattica adesso, ragazzi. La tattica è non avere una, cioè nel senso non è che gioca dietro. Se noi non sappiamo cosa stiamo facendo, non possono saperlo loro. Assolutamente. Però tu giochi dietro. Sei il presidente del consiglio. È meglio che tu giochi dietro, quindi prendi un po'. Ma che devo dire? Io sono il botto davanti. Sono 3 metri, Dio santo. Ci capite? Ma Simone faccia Maria, faccia dire. Simone sulle tibie e sulle caviglie. Io non ho parlato per tutta l'intro perché sono concentrato e voglio il massimo da voi due. Okay. Anche perché siete gli unici due elementi della squadra, l'altro non c'è. No, capitano, non devi dire così. Capitano. Tu centrale, difesa, perché così passano pallone. Facciamo tu a destra e a sinistra. Io penso che mi appunto con la. Oh, ma ti manca, ci vuole mamma! Quando entri in questo ring diventa proprio cattivo. Minacce. Attacca. 3, 2, 1. Via! E allora eccomi qui, Scialebum in telecronaca, i Fuse Gamer contro il salottino napoletano. Salvaci. Fuse Gamer Andrea, Simone Crispo, Ale Iannace contro Giovanni Vissone, GA7 e Matthew. Attenzione Crispo, Crispo contro Matthew, Crispo fuori! Ancora Matthew contro Ale Iannace, ancora Matthew sulla linea, lo blocca Ale, Ale per Crispo, 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 blocca GA7, Matthew, la finta! Sì. Bloccare! Ripartono i Fuse Gamer! No! Supera la non blocca! No! Blocca ancora Crispo, mi sta venendo l'infarto! No, che cazzo fa? Ancora Matthew, il doppio passo, palla in mezzo! Crispo! Che dribbla ancora Crispo! La palla per Fuse Gamer! Che prova a fare il tunnel! Supera Allan! Qua che ne mangiate, bro! Ma mi tenevo fame, Wagyu! Corale Iannace! Fuse Gamer la gira! Ale, palla per Fuse Gamer, Fuse Gamer l'ha vinta, palo, GA7 riparte, e tiro, fuori di un nulla. Oh, sei andato a fare un giro. Mi ha fatto clamorosamente, poi mi sono fermato, che non ce la faccio più. Allora, io pensavo che GA7 facesse la scivolata, così me lo scartavo. Ancora sul punteggio di 0-0, Simone Crispo danza sul pallone, Crispo il tacco dietro, Ale! Crede di stare sul campo con la porta 11, ma non è così. Riparte il salottino, GA7! Che ha provato direttamente dalla sua porta a segnare. Crispo dice giriamo palla, vince il contrasto contro Super Allan, il tacco per Fuse Gamer. Fuse Gamer per Crispo, il tunnel, Marò! Dove le prendiamo? Fuse Gamer Simone Crispo, che ora si è scocciato, si è stancato Crispo, recupera Matthew, Matthew ancora, il dribbling, palla per Super Allan, Super Allan, 1-0 salottino, ha segnato Super Allan. Oh, due palloni in campo. I Fuse Gamer devono assolutamente pareggiare. Ale prova il dribbling, Fuse Gamer 1-1. Movimento del capello, distrae Ale Iannace, il dribbling, suola, recupera Ale, bravissimo Crispo di tacco, GA7 Gianni prima di il tiro. Palla per Fuse, Fuse potrebbe puntare GA7. Lo fa, ancora Fuse Gamer, il tunnel. Incredibile, palla per Matthew, si gestisce la situazione. Matthew di suola, finta. Si, vuoi dare quel pallone? No, fra. Ah, è sgonfio. Cambiano pallone, prendono il pallone dei footwork. Un saluto ai footwork. GA7, contrasto, Super Allan! Matthew contro Muflone. Matthew per Super Allan, Super Allan potrebbe provare il tiro, tunnel, ma palla fuori di un niente. Ale che imposta. Il tiro! Nessuno se l'aspettava! Ale!
2-1 per i Fiuschini. Ultima azione per il salottino milanese. Via 7. Potrebbe dribblare. Blocca Ale, ripartono i Fuse Gamer. La squadra rossa, Ale la mette in mezzo palo. Incredibile. Ed è finito il primo tempo. Per ora stanno vincendo i Fuse Gamer. Poi 2-1 per il team Fuse Gamer. Avevo aperto io le marcature, però hanno ribaltato il risultato. Adesso cambiamo campo e cerchiamo di ribaltarlo noi stavolta. Dai, dai. Guardate in che condizioni sono andate le cronache. Fa troppo freddo, voglio. Fuse Gamer genuino, onesto. Non so, un po' provocatorio forse. 2-1 per i Fuse Gamer. Riparte il salottino che vuole assolutamente pareggiare. E quindi inizia ufficialmente il secondo tempo. Tacco di Matthew. Super Allan che vuole vedere la porta. C'era aperto uno spazio clamoroso. Era solo lui. Si insultano tra di loro. Salottino, Crispo per Ale. Ale la mette in mezzo. Troppo facile forse. Troppo facile per i Fuse Gamer. Però il palo ferma tutto. Ancora sul 2-1. Fortunati, fortunati. Hanno preso un sacco di palo. Brallan pensa a giocare invece di parlare. Matthew con numero 8. Matthew, la finta. Ancora Matthew bloccato da un grande Ale Iannacci. Crispo. Ancora Crispo. Il giochetto per Fuse Gamer. Palla per Crispo. Il salottino sta cedendo fisicamente. Ma c'è ancora speranza per loro. Super Allan, filtrate per GA7, GA7 la blocca! Crispo capisce tutto e riparte proprio lui. Palla a piede, Crispo, il dribbling. 1-2! 1-2! Ale! 3-1 per i Fiusa! Attenzione, l'esultanza delle carte e prendono in giro il salottino! Sì! Salottino napoletano, sanno solo parla! Attenzione! Crispo provoca ufficialmente Matthew che... Incredibile! No! No! Che hai sbagliato Super Allan! Matthew ci crede, il capitano del salottino ci crede. Crispo, aveva rubato palla a GA7, ma palla fuori. Non è ancora finita. Ma 3-1 per i Fuse Gamer. GA7 batte, Super Allan prova il tiro. La stanno provando in tutti i modi, ma non è questa la tattica. E infatti... i Fuse Gamer fanno il 4-1. Te la butta dentro Gianni. 4-1 per i Fuse. Hanno ufficialmente vinto la partita. Ma manca ancora un po'. Matthew per la gloria del salottino. Matthew ancora Ale. Mamma mia Crispo. Ancora Crispo. Manda tutti in shock. Fuse Gamer che la gestisce. Ale, Crispo blocca tutto. Super Allan, palla per Matthew, finta di tacco, ancora Matthew, Super Allan cambia gioco per GA7 che sbaglia completamente, palla fuori. 30 secondi mancano, 30 secondi, la gloria del salottino, no, non va, sono stregato. Palla, 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 mancano pochi secondi, vi ricordo il risultato di 4-1 per i Fuse Gamer. Ancora Crispo che vuole dribblare. GA7, Super Allan, Super Allan, niente, non va. Ultima azione, Crispo, la suola, ancora Crispo, prova il dribbling, mettilo ferma, la gloria del salottino, Super Allan, 4-2. Un minuto di recupero, 4-2, Fuse Gamer. Signor arbitro, tempo, signore. Simone Crispo, il tacco, Fuse Gamer, la alza. Matthew capisce tutto e blocca col tacco. Ale è il migliore in campo, Muflone. Crispo di pallonetto. Alza il pallone e prende la traversa. E la partita, ragazzi, è terminata. Ha vinto lo sport. Va bene, così la mettiamo. Siete voi lo sport. Questo salottino deve migliorare un po'. Facciamo solo parlare. Non sappiamo giocare. Ragazzi, finisce qui questa partita, questo 3 contro 3, 4-2 per il team doppietta Fuse. Super Allan. Doppietta mia però non è bastata. Vediamo, ad un tot di mi piace, quanti ne chiediamo? Facciamo una rivincita. 100.000. 5.000, dai. Che fai? Andiamo a trofie. 5 contro 5, okay. Per Napoli YouTuber, dai. Ok, allora facciamo così, a 5.000 mi piace, facciamo un 5 contro 5 e riuniamo tutta la Napoli YouTube. Bene, vai YouTube. Vamo! Lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e vaiù, sempre forza Napoli. Ciao, vaiù! Ciao, vaiù! Ciao, vaiù! Ciao, vaiù! Ciao, vaiù! Ciao, vaiù!